Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata dello Svuota Cantine, che per chi non lo sapesse è quella serie di video dove vi racconto tutti i recuperi che riesco a fare durante le mie uscite, dai quali poi provengono la maggior parte dei miei progetti sul canale. Questo esplode. Allora, sembra funzionare tutto, dentro c'era anche una teglia che sembra per microonde, adesso non lo so, bisognerebbe informarsi, comunque sia non è che ci interessa più di tanto. Sembra funzionare, vedremo se può tornarci utile dopo una bella ripulita, oppure vediamo se interessa qualcuno, magari lo vendiamo o lo regaliamo. Poi abbiamo questa affettatrice, a quanto pare pure funzionante, tutta bella in acciaio inox. Non è un ultimo modello, a me personalmente non serve. Dopo una bella ripulita, una bella oliata, è una affettatrice bella solida e precisa. Sicuramente qualcuno a cui interessa lo troviamo. Poi ho recuperato diverse batterie al litio. Spesso in passato mi è capitato di recuperarne altre che comunque sì avevano ancora una buona capacità. Ad esempio queste addirittura, vabbè, a parte il fatto che sono da 14,4 e sono palesemente cinesi, però vediamo che anche il suo indicatore segnala che è quasi carica. Possiamo andare a controllare con il multimetro, effettivamente ci dice 14,94 comunque il voltaggio, poi magari non dureranno tantissimo perché non saranno nuovissime, anche se queste non sembrano neanche così vecchie. 3 A non è male ad avere comunque un utensile dove montarle con qualche adattatore. Si possono montare tranquillamente. Poi ce n'è una qui dalla Festool, l'ho recuperata tempo fa una dalla Pro Tool, che praticamente sono cugini con la Festool. Peccato che quella fosse da 18 volt, questa invece è da 10,8 volt, quindi è 1,5 A, quindi non è che ci facciamo granché. Arriva a 10,03, poi lo testeremo meglio. Poi qua abbiamo una 12 volt simile a quella della si utilizzano nella Parkside. Vedete che è molto simile alla Parkside 12 volt, 2,5 A tra l'altro. Ovviamente il disegno non è identico perché devono farlo apposta per rompere un po' le scatole. Sono invertiti i poli, giustamente. Vediamo se ho il tester da qualcosa. Arriviamo a 11,99 e non è male per una batteria che comunque magari con un colpo di ricarica si tira su. Questa invece è la batteria del Dyson. Non so se è addirittura del modello che è in mio possesso. Comunque 25,2 volt al litio, ovviamente. Momentaneamente non registra alcun voltaggio. Mi sembra strano anche perché premendo qualcosina si accende, quindi non sembra totalmente morta. Provo a metterla in carica direttamente sul Dyson e vedere se è recuperabile. E poi qui c'è anche la possibilità di caricarla separatamente. E poi abbiamo questa bella bestia, momentaneamente anche il suo indicatore la segna scarica. È una Bosch da 36 volt. Questa batteria costa un sacco di soldi, infatti se è stata accantonata probabilmente è un grosso problema. Effettivamente segna 5 volt, 5,7 volt. Vabbè, provare a ricaricarla non costa nulla, mal che vada ci abbiamo provato. Però 36 volt l'ho recuperata una in passato che dopo un ciclo di ricarica si è ripresa e adesso funziona ancora correttamente. È da 3 A, se no, 3 o 4 A se non sbaglio, però fa il suo servizio. Questa sarebbe un 36 volt, solo 1,3 A. Quindi non un granché, pensavo meglio. Ma vediamo se si recupera. Un paio di batterie d'auto. Le ho provate sul posto, non sembravano male. Ora diamogli una testata col multimetro. Beh, 12,46. Non è malaccio. 12,43. Anche se durassero 6 mesi o un annetto, non è male per il prezzo che le ho pagate. Una accumulatori Alto Adige e un'altra della Varta 50 A e 74 A. Queste, anche se non sono molto adatte, le butto sotto al mio impianto fotovoltaico, così ho energia gratis, quantomeno d'estate.
Poi un bel cerchio per bici da corsa, presumo, con disco. Il disco sembra un po' consumato, però per fare qualche esperimento, anche da montare provvisoriamente su una bici, potrebbe ancora lavorare un po'. C'è da capire perché è stato accantonato, magari era da sostituire il disco del freno e hanno cambiato il cerchio totalmente. Poi ho recuperato un condensatore, che questi servono sempre quando si riparano elettrodomestici, magari con motori a condensatore, qualche cavetto, qualche connettore che tornano sempre utili. L'ormai famoso legname vario. Qui abbiamo una cornice di, non so se era un'antina o una finestrella, praticamente in origine era montata penso circa in questo modo, forse un po' più larga così, e comunque non è male perché penso sia, così a vederlo sembrerebbe rovere, il legno è veramente un buon legno. Poi anche la cornice mi piace, è fatta bene, magari ci si tira fuori qualcos'altro. Poi ho praticamente la struttura di un tavolo con queste quattro gambe, niente di che, però è sempre legno. Anche solo per fare un banchetto un domani, se avessi più spazio. Eccole qua tutte e quattro. Qui ancora qualche rimasuglio della cornice e qualche pezzo del tavolo fatto a pezzi. Si sono accaniti su di lui, distruggendolo, povero tavolo. La PlayStation 3, ragazzi. Io sono appassionato di retro console, questa ovviamente è un po' più moderna, ne posseggo già una che uso ai miei figli, io non ho più il tempo per giocare a queste cose. Ovviamente questa ha visto giorni migliori, ma io l'ho presa più che altro perché avendone già una, casomai qualche ricambio fa sempre comodo, anche perché a giudicare da come è conciata dubito che funzionerà, però si può sempre provare, non si sa mai. Come detto, come pezzi di ricambio torna sempre utile. Poi un paio di bombolette di protettore anticorrosivo nero. Questo penso sia il famoso antirombo. Ora qui è scritto in tedesco. Il mio tedesco è un po' arrugginito, soprattutto non riguarda questa terminologia. Le gravillon, qui c'è il francese. Sì, comunque sia, sono prodotti entrambi per proteggere la parte sottostante del telaio delle macchine, e come si vede qua in foto, questa andrebbe data con pistola a spruzzo. Praticamente penso si vada a montare la cartuccia stessa alla pistola. Ora sono ancora liquide entrambe, non so se sono ancora buone perché comunque anche a vederle hanno una buona età. Questo è made in Germany e questo sempre forse made in Germany. Si è distribuito da un punto vendita a Bolzano. Ah, vedi che c'è scritto anche in italiano: protettivo sottoscocca a base di cere nero. Protegge sottoscocca e passaruota con uno strato permanentemente plastico dalla corrosione e i danni da pietrisco. Nebulizzazione ridotta, asciugamento rapido. Visto che comunque sia, la mia macchina incomincia ad avere una certa età, potrebbe essere un'idea, se è ancora in buono stato il prodotto, dargli una passata. E poi ho arretrato un po' la telecamera perché ho recuperato un paio di bancali, per quanto non mi stiano molto simpatici, soprattutto per il fatto che c'è molto lavoro a smontarli e poi a ripulirli da tutti i chiodi prima di lavorarli. Però dovrò fare dei lavori qui in garage, quindi non mi va di sprecare del legno di buona qualità, anche perché non mi è più facile reperirlo come una volta. Quindi andremo a smontare dei bancalazzi ignoranti e utilizzeremo quelli. Bene amici, anche questa puntata dello Svuota Cantine giunge al termine. Realizzare queste puntate purtroppo è sempre più difficile per vari motivi. Quindi vi chiedo, se siete interessati a vederne altre, di mettere mi piace, commentare e condividere questo video. Perché, vista la difficoltà nel realizzarli, ho deciso che la prossima puntata sarà pubblicata solo quando questa che state vedendo raggiungerà le 10.000 visualizzazioni. Spero che questa mia richiesta venga accolta nel modo corretto e che capiate che per realizzare questi video, anche se non sembra, c'è dietro del lavoro. Detto ciò, come sempre, datemi qualche consiglio sul riutilizzo e sulle riparazioni degli oggetti che mi avete visto recuperare in questo video.
E se volete altre puntate, fate in modo che questa puntata venga vista. Io vi saluto e vi auguro buon fai da te a tutti.